Neanche la pioggia, provvidenziale per il territorio e le colture che lo compongono, ha fermato questo secondo dei tre appuntamenti sondriesi con calici di stelle. Tutta la magia, tutti i sapori della migliore produzione vinicola di questo affascinante territorio, abbinati per l'occasione ad un menù che in nulla ha disatteso quanto presentato da programma. E così è stato un autentico viaggio sensoriale tra vere e proprie prelibatezze per il palato, in abbinamento a tutte le sfumature del Nebbiolo delle Alpi. E così la cena di territorio, curata dal gruppo Ristoratori e dal Consorzio Vini di Valtellina, organizzata da prima nel giardino della Biblioteca Raina a Sondrio, ha avuto luogo nel centro Le Volte. Altra location azzeccata per una serata perfetta in tutto. Un evento veramente notevole che dura da oltre 20 anni, è il modo per presentare il nostro territorio e chiaramente i nostri vini, abbinati tra l'altro ai piatti della cucina del territorio di Valtellina. Quindi un evento importantissimo da portare avanti e lo stiamo portando avanti anche col supporto dell'amministrazione comunale di Sondrio, che ci dà un grande sostegno. L'appuntamento di ieri precede di pochi giorni la serata più simbolicamente identificativa di quello che oramai è un must dell'estate valtellinese, quella di mercoledì 10 agosto con la degustazione itinerante tra Piazza Garibaldi e Castel Masegra, sotto il cielo stellato della notte di San Lorenzo. Quindi il fatto di avere questo dinamismo territoriale che porta giovani ad avvicinarsi ai terrazzamenti, alla lavorazione della vigna e alla produzione del vino con la propria etichetta, credo che sia un indicatore fondamentale proprio per il nostro territorio, per la salvaguardia dei terrazzamenti ed è, diciamo, della salvaguardia della fragilità anche del nostro territorio, perché comunque il terrazzamento è un sistema che si muove, i muri possono cadere, quindi il fatto di avere dei buoni manutentori del territorio è per noi un aspetto fondamentale sia dal punto di vista produttivo, quindi enologico, ma anche territoriale. Circa 55 le cantine che fanno grande questo nostro territorio e tanti tanti giovani. C'è chi raccoglie il testimone dai propri genitori e chi decide di partire per un'avventura fatta di passione e dedizione. Il vigneto terrazzato di Valtellina affida il suo interesse enologico naturalmente al Nebbiolo, che è un vitigno fantastico. A questo punto c'è da sperare che tutti quanti si remi nella stessa direzione. Assolutamente, fondamentale. Siamo una provincia piccolina, quindi il fatto di avere sia le istituzioni che le imprese, che i contadini, tutti quanti qua nella stessa direzione, è più che fondamentale.